Ciao, riconoscere la personalità nel bacio. Il bacio è, diciamo, una forma di comunicazione non verbale che ci permette anche di cogliere dei tratti di personalità dell'altra persona. Quindi, nel momento in cui, ad esempio, conosciamo una persona nuova, ci usciamo e vengono fuori i primi baci, dal modo in cui la persona bacia, riusciamo a capire molte cose. Questo ci può essere utile poi per interagire meglio con l'altra persona. Ad esempio, ci sono persone che diciamo utilizzano il bacio e la lingua soprattutto in modo molto invasivo, cioè quindi entrano dentro la bocca dell'altra persona, non è che vanno a scavare nelle tonsille, però diciamo che hanno questa modalità. Significa che sono persone più attive, che sono persone che cercano nel rapporto, comunque hanno un ruolo attivo, anche magari a livello sessuale preferiscono la dominanza rispetto ad essere dominati, mentre persone che invece durante il bacio restano a casa propria, diciamo così, anzi non fanno, diciamo, non fanno molto, insomma, restano più fermi e aspettano quello che fa l'altro, diciamo che hanno la modalità inversa, quindi tendono a esprimere di più la passività dell'attività, quindi ricercano in qualche modo un ruolo di dominante, di essere dominati, insomma. Poi si può capire anche, diciamo, la dolcezza e l'aggressività. Persone che baciano magari in modo irruento, attraverso morsi, morsettini, insomma, comunque manifestano più una forma aggressiva giocosa. Non è detto che siano, però, diciamo, sono persone da un certo punto di vista più frizzanti, anche magari nella vita sono più attivi, frizzanti. E persone, appunto, che invece manifestano tratti, diciamo, di baci molto, come dire, sfiorati con le labbra, ma senza proprio cedere, quindi bacini fondamentalmente, tanti piccoli baci, hanno più una modalità, diciamo, soft di approccio alla vita, quindi magari un po' meno frizzante, però non per questo più negativa, comunque una modalità, diciamo. E potremmo dire che interpretano la vita mantenendo un tono più basso rispetto al tono più alto degli altri. E è anche importante poi come la persona bacia, come tiene. Ad esempio, un uomo che mentre bacia la donna le afferra le guance con le mani o con una mano, mettendo in questo modo, ad esempio. Oppure potrebbe farlo una donna e non è che sia strettamente legato, significa che è disposto a dare protezione, è disposto a dare, diciamo, aiuto, supporto, sostegno. Questo viene ancora di più marcato se dopo il bacio, ad esempio, appoggia la testa dell'altra persona sul petto. Insomma, quindi attraverso il modo in cui si bacia si possono scoprire diverse cose della personalità della persona con la quale stiamo interagendo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!